Anche oggi i giovani sono stati protagonisti dello scenario culturale. Io, da delegata diocesana per l'Università Cattolica, ho invitato il professor Benzoni, professore di storia moderna dell'Università Cattolica, appunto. Abbiamo instaurato un dialogo meraviglioso, secondo me. Abbiamo parlato di gesuiti, della libertà, di Ignazio di Loyola, di questa meravigliosa Compagnia di Gesù che influenza tutt'oggi le nostre vite. Sì, innanzitutto qui a Mazara avete davvero un gioiello in città, una città che già di per sé è un gioiello. Il Collegio dei Gesuiti è un collegio che è stato istituito, è stato attivato nel 1691, la posa della prima pietra è precedente. È un collegio che venne di fatto inaugurato all'incirca 140 anni dopo rispetto alla nascita dell'ordine, ma ha avuto un'importanza davvero straordinaria all'interno del territorio, poiché qui venivano impartite studi completi per i giovani che frequentavano proprio queste aule qui del collegio. E gesuiti, la storia dei gesuiti è fortemente legata alla storia stessa di Mazara. Tra i gesuiti, che hanno anche svolto un'attività davvero molto significativa nel mondo, ritroviamo un mazzarese, Giovanni Matteo Adami, il quale, morì, a, Nagasaki nel 1633. Fu uno dei molti gesuiti che partirono, in missione e che, ottennero la facoltà di poter evangelizzare, le Indie.